Radio DGS, l'informazione. Il radiogiornale di DGS News con voi Martino Ciano. In Calabria la sanità a Cetraro, c'è tensione per la sospensione del punto nascita. Il servizio si ferma temporaneamente affinché i locali vengano adeguati al meglio dopo i controlli della task force ministeriale. I liberal democratici di Francesco Occhiuzzi però non si fidano. Così fu anche per ortopedia, spiega l'esponente politico, poi si trasformò in chiusura. Intanto il consigliere regionale Giuseppe Aieta smorzi i toni e afferma è solo una sospensione temporanea. Dall'ANSA, la Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca per 95.475 euro nei confronti del presidente della regione Calabria Mario Oliverio. Il provvedimento, che riguarda anche Mauro Lucchetti, legale rappresentante dell'AIDRA, società di Roma operante nel settore della comunicazione e dell'organizzazione di eventi per la promozione del turismo, distratti per finanziare un format giornalistico a Spoleto. Ad Acquapesa il gruppo di minoranza Cambiamenti interviene sulle Terme Lugiane e il problema dell'affidamento dell'area. La vertenza è ferma al palo. Noi ne abbiamo parlato con il consigliere di minoranza Sandra Ricca. Noi come gruppo di minoranza lo abbiamo promesso in campagna elettorale e abbiamo intenzione di portare avanti quelle che sono le nostre promesse, anche se appunto dall'altro lato. È nostra ferma intenzione risolvere la questione termale, vogliamo risposte e soluzione in tempi brevi e certi. È stato sottoscritto un accordo innanzi al prefetto l'8 febbraio, quel famoso accordo che poi ha permesso in realtà il proseguimento dell'attività lavorativa. E insieme a questo accordo è stato anche stilato un cronoprogramma al quale i comuni devono attenersi per ottenere poi la concessione delle acque termali e poi concederle in concessione mediante un bando pubblico. A Praia Mare tutto pronto per il Giova Party che si terrà domani. Grande fermento, come confermato dall'assessore della giunta Pratico Antonino De Lorenzo. Sì, è tutto pronto, quantomeno la macchina è avviata, è avviata da qualche giorno, un mega allestimento, maxi allestimento direi, una cosa che non si è mai vista da queste parti, quindi grande attesa, le premesse buone ci sono tutte, sta facendo un gran lavoro, soprattutto le forze dell'ordine, il corpo di polizia locale, il sindaco, stanno lavorando a quelle che sono le misure di sicurezza. Italia Nostra Alto Tirreno interviene sull'inaugurazione del sentiero dell'Arco Magno di San Nicola Arcella, da poco riaperto. Secondo l'associazione, l'Arco Magno non ha bisogno né di festeggiamenti né di passerelle, ma se tutto ciò serve almeno per evidenziare la preziosità di un sito che ha bisogno, oltre che della messa in sicurezza, anche e soprattutto di precise misure di tutela e di attenzione per evitare l'abbandono e quindi l'inevitabile degrado per un afflusso incontrollato e spesso irrispettoso, che allora si festeggi pure e si compia il rito propiziatorio dovuto alla politica. Grandi ospiti e spettacoli per la 3 giorni prevista per la 6ª edizione di Castello d'Oro 2019, dal 9 all'11 agosto nel Borgo Antico di Belvedere Marittimo. L'evento è organizzato dall'associazione Comitato Rivitalizziamo il Centro Storico, in strettissima collaborazione con l'assessore del comune di Belvedere, Francesca Impievi. 3 giornate all'insegna della vera cultura e che vedranno avvicendarsi manifestazioni con personaggi del calibro nazionale ed internazionale, adornati dalla suggestiva cornice del castello angioino aragonese. A Santa Maria del Cedro, venerdì 9 agosto alle 21, inaugurazione del nuovo centro storico. Ne abbiamo parlato con il consigliere di maggioranza Mauro Limongi. Un progetto pilota che farà da apripista a nuovi investimenti su questo piccolo gioiello per troppo tempo dimenticato. È tutto, grazie per averci seguito.